Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi vi porto un wall bridge, anzi due wall bridge, tra cui uno lo conoscete e l'altro è nuovo. Come entrare nella sala dove si cambia personaggio. Questo è il primo wall bridge che penso che molti nabbi conosceranno. Adesso andremo a vedere il secondo wall bridge. Allora, innanzitutto dovete avere un paracadute. Me levo gli occhiali da sole perché mi dà leggermente al cazzo il colore degli occhiali da sole, anche perché dopo dovremmo andare in prima persona, perché sennò altrimenti non riusciremo a entrare, o comunque entreremo nel wall bridge però non vedremo un cazzo, quindi automaticamente dovrete stare in prima persona per poter stare dentro questo wall bridge e riuscire a vedere quello che è comunque la stanza dove si seleziona il personaggio. Questo wall bridge si trova all'interno della stazione di polizia. Non credo funzioni per PlayStation 2, potete provare, cioè per PlayStation 3, scusate l'incoglionimento, ma potete provare, insomma. Ma ne ho quanti cazzo d'occhiali ho comprato? Niente, una volta fatto ciò andate e vi lanciate nel vuoto, vi dovete lanciare nel vuoto fino ad arrivare dove sto arrivando io in mappa, cioè comunque verso la stazione di polizia, più verso la strada ragazzi, dovete andare più verso la strada, io sono in prima persona e adesso andremo a vedere. Questo è l'interno del wall bridge, questo è l'interno del wall bridge che state vedendo. Niente ragazzi, nulla di che, insomma, fate attenzione quando siete dentro in alcuni punti, come avete visto c'è il vuoto, quindi comunque rischierete di andare a cadere nel vuoto, quindi fate molta attenzione a quello che fate. E niente ragazzi, vi lascio al resto del video. Per questo wall bridge, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti. Someone.